Benvenute o bentornate nel mio canale. Oggi sono qui perché ho girato un video che mi avete richiesto voi. Non riguarda il beauty, bensì il What's on my iPad. Questo è il mio amato compagno fedele iPad, perché noi due stiamo sempre insieme, ve lo assicuro. Prima che me lo chiedete super, questa cover qua l'ho presa su Wish. Basta che insomma andate su Wish e scrivete cover iPad. L'ho pagata anche un po' per essere una cover di Wish, perché l'ho pagata 14 euro, però non potevo non averla perché mi ricordava Sailor Moon, è bellissima, e poi vedete, cioè, siamo una cosa sola. Questo qua è il mio iPad e nello specifico, anzi ve lo faccio vedere così, che carino con le orecchie. Questo qua è un iPad mini 4, come vedete è minuscolo, è davvero piccolo rispetto a un iPad normale, ma è questa la caratteristica che mi piace di più in assoluto, non perché costi di meno, tra virgolette, perché non è che è proprio economico, però io lo adoro proprio perché è così piccolo, perché posso tenerlo in borsa, perché posso metterlo ovunque, perché io magari con l'iPad mi guardo i video su YouTube, lo metto con la sua cover qua in piedi sul tavolo, magari mentre mi trucco ascolto i video di YouTube, lo metto ovunque, anche sulla vasca da bagno mentre faccio il bagno, cioè proprio stiamo sempre insieme, infatti Netflix, YouTube, tutto qua. Mi sono resa conto che comunque utilizzo molto di meno il telefono, utilizzo molto di meno il computer, perché se devo rispondere a una mail, se devo controllare qualcosa in internet, c'è sempre lui. Mi sono pentita di averlo comprato? Assolutamente no, anzi ve lo consiglio, nel senso che se magari qua fra di voi ci sta una persona che sta guardando questo video perché era un po' in forze sul comprarlo o non comprarlo, perché io faccio di solito così, mi vado a vedere i video degli altri, è assolutamente consigliato, perché veramente non ve lo scollate più, anche perché almeno questo qua io me lo metto pure in borsa e lo porto sempre. Se volete sapere qualche specifico, è anche con la SIM, ovvero ha un piccolo slot dove ho dentro una SIM addirittura della 3, che pagando tipo 5 euro al mese mi permette di connettermi ad internet anche fuori casa, quindi anche quando non c'ho il wifi posso comunque stare in internet. Ve lo levo dalla cover, è silver, pare che sia solamente 16 GB, non più di troppo, ma in realtà mi sono resa conto che, visto che comunque con l'iPad non è che faccio foto o video, perché comunque la videocamera lascia un po' il tempo che trova, mi sono resa conto che alla fine andava benissimo anche così. Comunque ragazze, io detto questo vi lascio al video e vi faccio vedere quello che c'è nel mio iPad, ci vediamo subito dopo. Inizio immediatamente, questo qua è il mio screensaver, questa faccina da coniglietto tanto carina, e essendo un iPad 4 mini ha il riconoscimento dell'impronta. Allora, come potete vedere, questa è la prima schermata, ci sono tutte applicazioni, quelle normali tipo FaceTime, il calendario, le foto, che ovviamente non ve le apro nel particolare, ve le faccio giusto vedere così, sono le foto che tengo nell'iPad, sono quelle che principalmente modifico poi per il canale, la fotocamera che non è neanche bellissima, in realtà non è tra le migliori, le impostazioni, l'orologio, le mappe, Gmail, questa applicazione qua per la posta mi piace molto perché posso avere più account, poi ci sta l'App Store, iTunes Store, le note e Facebook. Facebook è molto importante per me perché ho un profilo che si chiama Sara Berry, che è un profilo dove potete tranquillamente aggiungermi anche voi, la uso praticamente come pagina, ogni volta che pubblico un video lo pubblico qui su Facebook, e poi ci sono anche cose extra che sono foto che ogni tanto pubblico anche su Instagram, ma non sempre, insomma. Quindi se volete aggiungermi qui, sono Sara Berry, mi trovate come Sara Berry. Poi l'applicazione ovviamente di YouTube, in realtà questa è semplicemente solamente per guardare i video su YouTube, anche qui ovviamente tengo d'occhio il mio canale, però principalmente guardo video sulla home di tutte le persone insomma che seguo, come tutti quanti mi piace vedere YouTube. Invece un'applicazione che uso tantissimo è questa qua, che è YouTube Studio, che mi permette di monitorare tutto quanto il mio canale. La consiglio a chi ha un canale YouTube perché vi permette di modificare leggermente insomma anche i vostri video. Poi ho il traduttore, che in realtà non utilizzo più di tanto, se mi capita di non sapere una parola lo utilizzo, ma neanche più di troppo. Poi c'è Netflix, che è la mia salvezza, infatti utilizzo molto più l'iPad per vedere film che il computer o la TV, perché non lo so, mi metto a letto con l'iPadino e niente, guardo tutto da qua, non c'ho più bisogno di nient'altro, siamo solamente due cuori e un'anima, io e il mio iPad. Poi qui arriva il bello, infatti qui ho le applicazioni di fotografia, principalmente utilizzo molto Photoshop Express e attualmente PicsArt, quindi Photoshop Express
ve lo consiglio per modificare le immagini a livello di colori. Per esempio questa immagine qua, una delle cose che faccio molto spesso è, qui vedete ci sono copertina profilo Facebook, vi aiuta a ritagliare le immagini in base a quello che vi serve ed io lo utilizzo principalmente per farmi le miniature YouTube, infatti lo ritaglia esattamente come dovrebbe essere, poi lo esportate ed è il formato giusto per la miniatura di YouTube. Photoshop Fix lo utilizzo se ho bisogno di levare, che ne so, qualche cosa, come vedete non è neanche più di troppo, lo utilizzo. Ecco, voglio farvi un esempio, magari con questa foto qui, cose di questo genere, se ho qualche rossore, qualche brufoletto, qualche cosina, lo correggo. Camera Connect, questo qua è un'applicazione che chi ha la Canon può collegare la videocamera all'iPad e vedere attraverso l'iPad per fare le foto, è molto comoda magari anche per fare il fuoco da lontano. Poi c'è VSCO, che è un'applicazione fantastica per modificare specialmente i colori delle foto, infatti ha molti filtri che mi piacciono tantissimo. Vi faccio sempre un esempio, vedete? Insomma, ci sono i filtri anche più belli di questo, eh? Se volete ci sono anche tanti, tipo l'esposizione, la fa molto bene. Tonalità ombreggiatura mi pare, sì, mi piace ogni tanto farle un pochino più rosa. Poi c'è Pic, sì, che non la utilizzo più di tanto. Non mi piace più di troppo perché non è che la capisco molto in realtà. Cioè aggiungi, si può aggiungere il testo, l'adesivo, però non lo so, sono un po' limitate come cose, non mi piace tantissimo. Invece PixArt è un'applicazione che utilizzerò molto youtuber americano, visto che ci sono molti video al riguardo, perché è molto completa come applicazione, ma a me piace perché ultimamente creo le mie miniature per YouTube. Vi faccio sempre un esempio con una foto a caso. Mi piace molto per esempio questa cosa di poter mettere gli adesivi, infatti potete ricercarli. Se scrivete per esempio emoji Tumblr ve ne escono di fighissime secondo me, quindi vale assolutamente la pena. Qualcuna è a pagamento, qualcuna è gratis se vedete un video, però alla fine ve la mette, quindi è molto figa. Per esempio la luna, vedete? Mi applica l'emoji ed è molto bello, è molto molto pro. Questa ve la consiglio, PixArt. Dopodiché ho i giochi. Beh, non sono tantissimi, cioè Candy Crush, che ci gioco da almeno 3-4 anni, ci gioco sicuramente. Fatemi sapere nei commenti se ci giocate, a quale livello state, perché io sull'applicazione sto a livello 3220, infatti dopo di questo devono ancora aggiornarla. Poi ho giochi di carte, Spider e carte in generale, e poi c'è questo qua che è la mia nuova fissa del momento. Vi metto l'iPad in questa maniera così potete vederlo meglio. Ovviamente non è pubblicizzata questa cosa, non vi preoccupate, è attualmente il gioco a cui io sto giocando tantissimo. Praticamente dovete arredare questa casa, anche se non è principalmente d'arredamento, e dovete poi produrre delle varie cose mano a mano che andate avanti con i livelli. Io sto a livello 34, ci gioco abbastanza, diciamo, mi piace molto, molto molto carino. E vi faccio vedere l'arredamento, perché ci sta Pinterest e WeHearted, che in realtà non sono solamente di arredamento, semplicemente però io le utilizzo per vedermi gli stili di arredamento. Mi piace da morire perché ovviamente amo tutto ciò che è arredamento, che è bianco, per esempio vedete queste cose così, io ci vado pazza e me le salvo su scrivanie. Se volete vedere anche il mio profilo mi trovate come Sara Berry, non ho molti follower, però prendo proprio tante idee e ispirazioni da qua, mi piace infinitamente davvero. Poi WeHearted per la stessa identica cosa, perché è un'applicazione dove ci richiede di essere vista in questa maniera. Anche qui vedete ho tanto, ovviamente dipende dalle cose che vi piacciono a voi, però il mio profilo, diciamo che è sempre Pinkberry, ho sempre questi feed con l'arredamento, che ovviamente come vedete è sempre molto bianco e molto rosa. Poi non può mancare Spotify, la mia musica, ho varie librerie, ma non penso che a voi possano interessare. Fatemi sapere se potrebbe essere oggetto di interesse da parte vostra musica, ascolto io. Nella seconda pagina invece ho una cartella che ha dell'inutile, nel senso podcast, video, trovo amici, iBook, contatti e photobook non li utilizzo mai, quindi semplicemente si chiama cartella. Trova il mio iPhone con tutti i miei dispositivi Apple collegati. Poi c'è Finanza, che questa cartella qui, non lo so, cioè non l'ho chiamata io Finanza, si è autochiamata. Qui ho il mio profilo PayPal, quello della mia banca che è San Paolo, quello della Poste Pay, l'area clienti 3, perché questo iPad è anche dotato di micro SIM, quindi ho una SIM 3 che mi permette di collegare
collegarmi ad internet anche quando non sto a casa, perché ha la sua connessione propria. L'applicazione di Ryanair, che per chi viaggia spesso la consiglio, perché potete fare i biglietti direttamente da qua e potete vedere tutte le tariffe che vi interessano della tratta dove volete andare, se volete volare con il Ryanair. E poi ho Dove Conviene, che è un'applicazione che vi consiglio tantissimo, dove ci sono tutti i volantini dei negozi delle vostre città. Ci sono varie categorie tipo elettronica, potete vedere tutti i volantini di elettronica che sono nei negozi vicino a casa vostra. Shpock, che è un'applicazione dove vendono la roba usata, potete registrarvi praticamente vicino a casa vostra, nella vostra zona vi fanno vedere tutte le persone, insomma, che vendono cose usate. Io sto un po' in fissa per l'usato ultimamente, mi piace molto. AliExpress e Wish invece sono due applicazioni di acquisti cinesi dove compro solitamente le cover, qualcosa insomma di molto economico che viene dalla Cina dopo 4 mesi, però ci acquisto parecchio, mi rendo conto che ci acquisto parecchio. E Wish la stessa cosa. Poi ho 21 Buttons, che è l'applicazione quella delle blogger famose, però io non ci pubblico spesso perché non sono così. E invece questo è il mio profilo dove faccio, ecco, ho pubblicato solamente queste foto, boh, se vi interessa. Sono Sara Bevac, come il mio nome e cognome. Ho Messenger di Facebook e iScanner, che è un'applicazione che mi permette di scannerizzare i documenti e di inviarli direttamente. È una cosa che trovo molto utile. La cosa che mi piace anche dell'iPad è che qui, sì, gli ultimi tre sono le ultime tre applicazioni che avete aperto, quindi è una cosa che mi piace molto che fa, perché se ho aperto recentemente un'applicazione almeno posso trovarla subito. E qui ci sono ovviamente i messaggi, c'è Safari per navigare internet, Telegram, che è l'applicazione che uso più di tutto, più di WhatsApp, perché WhatsApp non mi piace per niente. Qua c'è la musica. Su musica ci sono solamente gli album, due album di Ed Sheeran e uno dei 21 Pilots, perché sono quelli che ho acquistato. E poi, boh, cartelle non so neanche che cosa sia, infatti non ci sono mai stata. Bene. E niente, la mail, questa applicazione qua delle mail, ma non l'ho manco mai utilizzata, perché mi trovo meglio con Gmail, l'applicazione di Gmail. E niente, questo era tutto quello che c'è nel mio iPad mini 4. Bentornate! Allora, io spero davvero che vi sia piaciuto questo video, che vi sia soprattutto stato utile a conoscere qualche applicazione che magari prima non conoscevate. È praticamente il motivo principale per cui ho fatto questo video. Fatemi sapere soprattutto se vi è piaciuto, se ne volete altri, perché ancora devo fare il What's on my iPhone. Questo qua è il mio iPhone 7 Plus. Però vi dico già da adesso che all'interno di questo telefono ci sono tante applicazioni che sulle pad non ci stanno, sono delle applicazioni totalmente diverse, perché hanno veramente due compiti diversi. Quindi lasciatemi un like se volete anche il What's on my iPhone. Se avete qualche altra applicazione da consigliarmi, scrivetemi qua sotto nei commenti, io sarò molto felice di leggerli. E detto questo, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Vergognatevi e poi iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Se l'avete fatto, siete della mia family, quindi il problema non sussiste. Detto questo, io mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video.